Un buon Teramo in una gara che avrebbe meritato di vincere perde 2-1 contro il Perugia. Tante le occasioni sciupate dai biancorossi, compreso un rigore, che sono stati anche sfortunati per avere subito una rete in netto fuorigioco ed un'altra per un sospetto fallo di Zebli su Peterman, l'autore del momentaneo 1-1. La differenza di categoria non si è vista, anche se il Teramo era quasi titolare ed il Perugia no, con la squadra di Zauli che si è fatta preferire di gran lunga. Schierata inizialmente con Peterman alla Amadio, a proposito quasi certamente ora arriverà la notizia del suo trasferimento a Latina, e con Sansovini, Petrella davanti, supportati dall'ottimo Carraro del primo tempo, e i biancorossi, anche sostenuti in mediana da un Ilari molto produttivo fino a quando ce l'ha fatta, creano la prima azione importante dopo 8 minuti con Sansovini, lesto a girare al volo proprio un servizio di Ilari. Al 19° ci poteva stare un primo rigore per il Teramo se l'ascolano Paolini avesse ritenuto fallo questo intervento scoordinato su Petrella di Imparato. Ancora 2 minuti ed il Teramo passa con Dorazio che a porta sguarnita la mette dentro su una punizione calciata benissimo da Peterman sulla quale l'estremo difensore umbro Lezzai fa quel che può. Per vedere la squadra di Cristian Bucchi all'opera bisogna attendere il 34esimo, quando Di Carmine ci prova da lontano. Al 42esimo si ferma Petrella, toccato duro da Imparato. A caldo si teme il peggio, ma non dovrebbero esserci conseguenze importanti per il bravo ed incontenibile esterno offensivo biancorosso. Prima dello scadere col Teramo in 10 il Perugia crea un mischione in area risolto dall'errata battuta finale di Didiba. 1-0 a riposo ed è giusto così. Ad inizio ripresa Croce prende il posto di Petrella mentre il Perugia ripropone l'11 iniziale. È proprio Croce ad impegnare seriamente Lezzai al quinto su uno splendido servizio in verticale di Di Paolo Antonio già in condizione campionato. Al 10° combinazione di Paolo Antonio Scipioni con Sansovini che non c'entra lo specchio della porta. Al 12° la bella conclusione al giro precede di 2 minuti il pari ospite firmato da Zebli, un gol sul quale grava il sospetto di un fallo ai danni di Peterman. Il Teramo ci tiene a fare bella figura, al 21° si vede annullare una rete per offside a Scipioni sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La gara offre tanto in zona gol in questa fase. Al 22° Didiba impegna Rossi e 2 minuti dopo viene concesso un giusto calcio di rigore al Teramo per evidente trattenuta dello scomposto Imparato. Sul dischetto va Carraro che non calcia neanche male ma Lezzai è molto bravo a deviare. 28° il Teramo sbaglia ancora, stavolta con Dorazio solissimo e sempre da azione d'angolo. Il Perugia, che non dimentica di essere formazione cadetta, crea un'occasione importante con Di Carmine al minuto 32, ma in questa circostanza è bravo Rossi a respingere coi piedi. Incredibile l'occasione del 2-1 fallita a porta sguarnita da Croce ad un minuto dalla fine, iniziativa sulla fascia del giovane Fratangelo che sbaglia il primo servizio ma non il secondo. Chi sbaglia di certo ed è anche grossolanamente proprio l'ex Monopoli, Croce, che spedisce le stelle a porta vuota. Dopo tanto sbagliare il Perugia con Di Carmine al 90° segna il 2-1 ma l'attaccante è in chiara posizione di fuorigioco vista da tutti tranne che dall'arbitro e soprattutto dall'assistente Francesca Di Monte da Chieti. Peccato per il risultato per quanto si trattasse di un'amichevole ma il Teramo Amadio non c'è e come. Sabato sarà campionato a Lumezzane per la prima giornata.